Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vi parlerò dei record assoluti raggiunti per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq nell'ultima settimana e nell'ultimo mese, che sono assolutamente dei record incredibili. Che cosa dobbiamo fare ora? Cercheremo di analizzare insieme lo scenario di riferimento che si sta venendo a creare e dopo vi darò alcune indicazioni base per il prosieguo dell'anno 2021 e per il 2022. Ma prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente, cerchiamo di capire qual è lo scenario in cui ci troviamo esattamente in questo momento storico. Allora ragazzi, innanzitutto pare che sia tutto pronto per un altro semestre di rally per le borse. Ma ci sono sicuramente due grandi preoccupazioni. I mercati, infatti, saranno in grado di spingere ancora sull'acceleratore verso la seconda metà dell'anno, riuscendo a toccare livelli record di spinte da un'economia forte e da una robusta crescita degli utili? È l'enigma che aleggia tra gli investitori subito dopo che è stata archiviata una prima metà dell'anno con i mercati avanti tutta. Il mercato azionario, infatti, è registrato in questo momento come il secondo miglior primo semestre in 23 anni, con l'S&P 500 che è balzato del 16% sui top storici. Ci sono però, ragazzi, due grandi preoccupazioni che aleggiano tra gli operatori di mercato. Da una parte c'è l'inflazione, di cui ho già fatto un video che vi invito ad andare a guardare se volete sapere meglio come andare ad investire durante l'inflazione. Dall'altra, la prospettiva di una politica monetaria meno accomodante, dettata proprio dalle pressioni sui prezzi. Gli esperti, in sostanza, avvertono che ci sono rischi di un dietrofront dei mercati, forte crescita, forti guadagni, bassi tassi di interesse, un mercato obbligazionario che si è cullato nel sonno. I rendimenti obbligazionari, infatti, non stanno davvero reagendo alle notizie sull'inflazione, ha detto Ethan Harris, capo della ricerca economica globale della Bank of America. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha fatto un buon lavoro per calmare le onde nel mercato obbligazionario e infatti questo è ottimo per le azioni. Ma cerchiamo di capire, ragazzi, meglio quello che potrebbe succedere e quali sono le possibili preoccupazioni del prosieguo dell'anno. Innanzitutto, ragazzi, ci sono dei forti timori per i mercati nella seconda metà dell'anno, ma questo non è assolutamente un monito a non investire, anzi dobbiamo capire che cosa sta succedendo per poterci armare di conseguenza. Infatti ci sono alcuni rischi che gli strateghi e gli analisti stanno osservando per la seconda metà del 2021. Uno sguardo attento ci dice che uno riguarda la possibilità che la Federal Reserve inizierà a discutere il rallentamento dei suoi acquisti di obbligazioni. Primo passo lontano dalle politiche accomodanti messe in atto durante la pandemia. La tempistica per questo non è ancora nota, ma molti osservatori della Fed si aspettano che la banca centrale inizi la discussione al simposio di Jackson Hole a fine agosto. Il secondo motivo di forte preoccupazione è sempre alla Fed e riguarda il timore che le letture dell'inflazione non siano davvero fugaci come si aspettano i banchieri centrali, ma che l'aumento dei prezzi possa diventare un problema più grande per l'economia. La preoccupazione è che letture più alte dell'inflazione potrebbero accelerare il calendario della Fed sui rialzi dei tassi di interesse, attualmente previsto dai funzionari per l'inizio del 2023. L'economia, infatti, ha bisogno di mostrare un miglioramento nei prossimi mesi, è un po' come se si avesse un pass gratuito per l'estate, ha detto Harris. Il mercato sta accettando qualsiasi numero, che sia sull'inflazione di base, sui salari o sulle aperture di posti di lavoro. Settembre è solitamente il mese magico per tutte queste notizie. Infatti, se non si inizia a migliorare sin d'ora, a settembre ci si potrebbe trovare in una brutta situazione con i dati peggiorativi.
Infatti, vi ricordo che negli Stati Uniti a settembre termineranno i sussidi di disoccupazione estesi per molti americani e molti potrebbero finire lo smart working con le scuole che riapriranno. A questo, ragazzi, si collega un altro fattore importante che incombe sui mercati globali ed è il decorso della pandemia Covid. La diffusione della variante Delta, infatti, sta causando arresti economici in alcune parti del mondo, in particolare in Asia, ma il mercato è stato in grado di spazzare via le preoccupazioni. Il mercato, infatti, non si preoccupa della variante perché si sa che più ci vacciniamo, più possiamo affrontare questa pandemia, ha detto Peter Buchvar, Chief Investment Officer di Blakely Global Advisory. È molto più preoccupante per i mercati l'inflazione e come le banche centrali rispondono ad essa a livello globale. Per me l'inflazione è la criptonite. Ed è solo una questione di se possiamo cacciare via la criptonite o se sta andando ad aleggiare intorno a noi più a lungo di quanto siamo abituati a vedere, ha detto Buchvar. Se si cominciano a vedere le statistiche di agosto, settembre e ottobre, che mostrano che l'inflazione è molto, molto prepotente, la Fed non avrà altra scelta se non quella di ridurre le emissioni e alzare i tassi di interesse. L'indice dei prezzi al consumo, vi ricordo, che è saltato bruscamente in questa primavera, aumentato del 5% su base annua a maggio, il ritmo più veloce dal 2008, quando i prezzi del petrolio erano alle stelle. La Fed ha come obiettivo un range medio intorno al 2%. Nel frattempo le azioni si stanno muovendo più in alto perché gli investitori contano su una crescita dei profitti del 40% quest'anno e considerano quei numeri elevati come inflazione che però potrebbe essere temporanea. L'economia, infatti, è in pieno boom e si dirige verso la seconda metà dell'anno dopo una crescita prevista del 10,4% nel secondo trimestre. Quindi, ragazzi, capite bene che ci sono tutti gli ingredienti per poter sia fare bene che fare male. Ciò che noi dobbiamo andare a considerare attentamente, ragazzi, è la nostra strategia. Se, come penso siate voi che investite, che seguite il mio canale, siete investitori di lungo termine, questo non ci deve preoccupare minimamente, proprio perché se l'economia continua a crescere, noi siamo contenti perché generiamo dei guadagni, mentre se l'economia dovesse decrescere, quindi andare magari in contrazione del 20-30% a livello di indici azionari o di singole azioni nel nostro portafoglio, noi saremo contenti perché andremo ad acquistare a prezzi più bassi. Quindi, ragazzi, capite bene che con un buon piano e una buona pianificazione alla base, sicuramente entrambe le soluzioni, perché diffidate da chi vi dice sicuramente si crescerà o sicuramente si crollerà. Nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno può sapere esattamente cosa succederà nella seconda metà dell'anno. Noi possiamo seguire l'evoluzione delle informazioni ed è proprio da questo che dobbiamo partire. Innanzitutto dovete sicuramente guardare l'inflazione, perché se inizia lentamente il suo processo di discesa per riportarsi intorno al target definito dalla Fed e anche dalla Banca Centrale Europea, intorno al 2-2,5% per il 2023-2024, sicuramente vuol dire che siamo sulla buona strada per evitare un nuovo crollo azionario mondiale globale. Se invece l'economia e l'inflazione, soprattutto l'inflazione, dovesse mantenersi alta e l'economia non dovesse ripartire così come prospettato, potremmo avere dei risvolti abbastanza negativi. Però, come vi ripetevo poc'anzi, noi saremmo pronti ad entrare sui ribassi proprio per comprare a sconto delle azioni oppure degli ETF che replicano indici di mercato globale, in modo tale da generare guadagni più ampi e più grandi per il lungo termine. Quindi, ragazzi, questo è l'outlook generale, quello che sta succedendo, più l'outlook per i prossimi mesi, diciamo il secondo semestre del 2021.
Se questo video vi è piaciuto, e come sempre vi ricordo che questi sono solo spunti di base per le vostre analisi personali, vi chiedo di lasciare un bel commento a questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!